Sto registrando. Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Non ho l'anteprima sotto gli occhi, non so quello che sto registrando. Sì, ho fatto tante lentiggini con la matita marrone, ma ci ho proprio dato dentro e ho messo un quintale e tre quarti di blush, per cui non so che cosa stiate vedendo. Però io devo presentarvi i nostri prodotti finiti. Ta-da! Allora, qui parliamo del mese di maggio-giugno. Ma allora, questi sono i profumi finiti, ma il video lo registrerò quando poi arrivo ad avere un bel numero appunto di profumi finiti. Mentre adesso ci occupiamo soprattutto di prodotti beauty. Cercherò di fare delle recensioni non troppo veloci come faccio di solito, perché poi mi rendo conto che sono una saetta. Anche mia zia mi ha detto: "Guarda che io guardo i tuoi video, ma sei troppo veloce, vai piano." Ok, voglio seguire il consiglio di mia zia e fare delle recensioni un filino più tranquille, pacate. Di solito mi metto fretta da sola perché i prodotti sono tanti e quindi non è facile. Cioè, ho anche paura di tediare le persone. Comunque, cercherò di andare un filino più piano. Ok, i primissimi prodotti che vi vado a mostrare sono due saponi liquidi, ve li mostro tutti e due, perché tutti e due sono stati inseriti in un mio video dei preferiti. Il primo è Manila Soft Oil, quindi olio d'oliva, olio d'oliva e proteine della seta, e in secundis abbiamo Perlier Orchidea Boreale. Ottimi tutti e due, questo qui l'ho trovato un filino più delicato sulle mani, mentre invece questo qui l'ho trovato un filino più aggressivo, cioè nel senso, lavando le mani con entrambi mi sono accorta della differenza. Questo qui me le lasciava un filino più secche rispetto a questo qui. Questo l'ho trovata veramente una crema morbidissima, profumata, detergeva il giusto, quindi ottimo. Se in futuro lo trovo alla Perlier in sconto, ovviamente lo ricompro. L'avevo pagato 1,49, mentre di solito questi qui costano 3,49. Ogni tanto, penso una volta al mese, alla Perlier fanno sti sconti e quindi giustamente bisogna andare a dare un'occhiata, no? Cioè non si può passarci davanti e non entrare, no? Quindi questo mi è piaciuto, lo consiglio, 300 ml di prodotto, ottimo. Questo qui mi è piaciuto ugualmente, questo aveva proprio un profumo straordinario, vi lasciava proprio le mani profumate per almeno un'ora. Quindi se siete alla ricerca di saponi liquidi che vi profumino proprio le mani, profumino, oddio, vi profumino le mani, questo qui è ottimo, un filino più aggressivo dell'altro, però entrambi sono buoni, ci sono piaciuti. Finito questo bagno schiuma, olio di germe di grano e basta. Sì, olio di germe di grano preso al CRAI sotto casa, utilizzato per farci il pediluvio, quindi messo nel dispenser vicino al bidet per lavarci i piedi. Semplicemente l'ho trovato delicato, cremoso, buono, non mi ha seccato i piedi, non mi ha seccato manco le mani. Lo trovo molto, molto buono, ha una profumazione neutrale, sì, ma c'è quel quid in più che la rende diversa proprio dai profumi neutri, quindi dai saponi neutri, c'è qualcosa in più. Buono, mi è piaciuto, potrei assolutamente ricomprarlo, tanto costa sull'€1,50, non è così caro, ecco. Poi finito un detergente o forse due per il viso, andiamo bene a cercare. No. 1. Finito questo gel detergente rinfrescante della Nivea, l'avevo preso al Carrefour per circa 2 euro, era in promozione, mi sono trovata molto bene, mi sono trovata bene sia io che Simone, l'abbiamo usato entrambi, ci siamo trovati bene, non ho cose negative da sottolineare. Diciamo che l'unica nota negativa potrebbe essere il prezzo quando non è in promozione, perché l'ho visto in alcuni posti 4,99 euro, cioè 5 euro. 5 euro è troppo, 2 euro se può fa. Quindi se lo dovessi trovare sempre a questa cifra lo prendo di sicuro, perché mi è piaciuto, non mi ha creato nessun tipo di problema sul viso, ecco. Buono, ci è piaciuto. Il cellulare l'ho seminato sotto tutti questi qua, sotto tutti finiti. Poi finito questo deodorante classico felce azzurra, come vi avevo raccontato in un video dei prodotti più usati appunto del mese di maggio, è buonissimo il profumo. È efficace sotto le ascelle, ottimo. Il problema è che ogni qualvolta lo spruzziate o lo spruzzate, dipende dal tempo verbale, non lo so in questo momento, vi entra proprio qui e si fissa e si ficca qua proprio la polverina. Quindi no, non credo che mi faccia bene respirare sta roba qui. Quindi non lo ricompro più, però mi dispiace veramente tanto perché il profumo me garba assai. La funzionalità c'è, quindi funziona, però si infila in gola, quindi non lo posso ricomprare, cioè rischio di farmi del male ogni volta che lo uso, non è proprio il caso, dai. Poi, come bagnoschiuma, ne ho finito solo uno? No, ne ho finiti due. Allora, ho finito
Colors of India Nila di Occhi Verdi, mi sono trovata molto bene. Secondo me questo qui è un bagnoschiuma, ma anche il profumo, perché ce l'ho, sanno di tuberosa, quindi hanno un qualcosa di floreale che richiama proprio il fiore della tuberosa. Io non sono un amante della tuberosa, però ugualmente come bagnoschiuma l'ho trovato buono. In gel, molto molto leggero, per cui buono, lava bene, non lascia la pelle particolarmente secca, particolarmente tirata, per cui a me è piaciuto. Buono, ovviamente non lo ricompro. È uno di quei bagnoschiuma che va accompagnati, che vengono venduti accompagnati al profumo, quindi non lo vado a ricomprare proprio per questo. Questo invece è un prodotto di cui vi avevo detto, di cui vi avevo parlato, non sono riuscita a farvelo vedere, per cui ve lo faccio vedere da finito, ecco. Quindi Tesori d'Oriente, olio doccia, olio d'argan e cipero dolce. Questo qui me l'hanno dato in omaggio da Lilla Pois quando ho acquistato il profumo Tesori d'Oriente Fiore del Dragone, quello lì che è il tarocco, a me piace dire tarocco, il tarocco di Hypnotic Poison di Dior. Ma io sto registrando? Sì, perché a volte ho i dubbi. Benissimo, mi è stato appunto omaggiato da Lilla Pois, non l'ho pagato, sono 50 ml di prodotto, pensavo che me lo dessero nella cosa di latta, invece no, questo qui era di plastica e l'ho trovato buonissimo, buonissimo. Mi stanno telefonando. Papà, sto girando un video, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao ciao. Scusatemi, visto che non ho l'anteprima sul telefono, ho fatto prima a rispondere a dirgli che ci sentiamo dopo. Allora, stavo dicendo, olio doccia. Allora, sul fatto che sia un olio non me ne sono proprio accorta, perché comunque fa una bella schiuma. Sarà un olio con tensi attivi, non lo so, non conosco queste formulazioni. Comunque mi è piaciuto tantissimo il profumo. Pensate che la prima volta che l'ho usato, gliel'ho scritto al mio amico Marcus, perché siamo andati a ritirarlo insieme a Lilla Pois. Gli ho scritto: Marcus, compralo perché è di una bontà infinita. C'ha proprio un profumo particolare. Posso consigliarvelo questo? Io quando finirò quei 400 bagnoschiuma che ho di scorta, magari me lo compro. No, in realtà non ne ho tanti, ne ho due di scorta. Fiore di zafferano e Mediterranea Action. Quando finisco quei due, questo qua me lo vado a comprare. Ah, ma è buonissimo. Ovviamente 50 ml, 4 docce ho fatto, non è che ne ho fatte tante. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Posso consigliarvelo. A quanto ho capito sono uscite più fragranze, eh? Non c'è solo questa, argan e cipero. Da provare, segnatelo. Finito Elmex, colluttorio, questo qui è protettivo, sì, protezione carie, ho anche sputato. Protezione carie, mi piace meno di quello lì che ha l'etichetta verde, però comunque anche questo ho imparato ad apprezzarlo. Non ha un gran sapore, però ormai ho imparato ad apprezzarlo e quindi quando lo trovo in promozione, siamo sempre lì, lo ricompro anche lui. Adesso, in questo momento, Simone sta usando, io alterno l'utilizzo del colluttorio, a volte lo uso, a volte no, dipende. Adesso per esempio lui se ne sta usando uno con clorexidina, perché ha appena fatto la pulizia dei denti e io non lo uso, non ci tengo, ecco, a usarlo adesso. Poi andiamo avanti, ho finito due creme mani. Qua sotto stanno ritirando il vetro, non so se avete sentito. Due creme mani, entrambe mi sono piaciute, entrambe le ho trovate efficaci. La prima è questa, Gocce di Felicità di Bottega Verde, spero la vediate. 30 ml di prodotto, trovata dentro il calendario dell'avvento di Bottega Verde a dicembre, l'avevo pagato 20 euro, avevo trovato un sacco di cose dentro, poi in futuro quando ve le mostro nei finiti ve lo dico ovviamente. Questa l'ho trovata molto buona, non tanto per la profumazione, perché sa proprio di vaniglia calda, calda, proprio vaniglia, avete presente una tazza di vaniglia da bere? Ecco, sa di quello, molto molto forte la profumazione, untissima sulle mani, ma vi ripara le mani. Ecco, questa è paragonabile un po' alla Nivea, alla Leocrema, alla Glycolid, questa qui, Gocce di Felicità. Per quanto mi riguarda l'ho trovata riparativa, cioè due giorni, due notti e mi trovavo le mani come nuove. Ottima, mi è piaciuto tanto e spero che quell'altra che ho trovato, perché ne ho trovate due nel calendario dell'avvento, non mi ricordo come si chiama l'altra, forse Bacio sotto il vischio, spero che anche quella sia efficace come questa, mi è piaciuta tanto, cioè per tagliarla e perché proprio mi è piaciuta. La seconda crema mani che ho terminato è questa qui della Sante, algoji e olive, sì, qui dice olive, sarà olio d'oliva ovviamente. Anche questa l'ho trovata abbastanza efficace, meno di quella lì di Bottega Verde, questa però è un filo più cara, perché l'ho pagata 2,60 euro, ce n'è 30 ml, durata 5 giorni, 6 giorni a dire tanto. Sì, ripara, ma secondo me il prezzo è un po' alto per quello che fa, considerato che questa l'ho trovata lì dentro e che quindi il prezzo è un po' più basso, ho preferito quella lì di Bottega Verde. Comunque anche questa è discreta, non è per niente male. Questa ha un profumo particolare,
Sì, molto, molto quasi agrumato, canditato, sa un po' anche di canditi. Buone, entrambe. Poi andiamo avanti. Finita questa schiuma da barba Nivea Sensitive che usavo per depilarmi, mi sono trovata bene. Cioè una crema, una spuma per depilarsi. Non è che, insomma, non ho fatto troppa attenzione, mi sono trovata bene comunque. Poi Simone ha finito il suo deodorante Sex Unisex Sex Extreme. Cioè, quando non mettono questi claim Sex Extreme mi viene proprio da ridere. Comunque, molto molto buono, molto molto efficace. Senza alluminio cloridrato, ovviamente è un prodotto da grande distribuzione, costa poco, costa 2-3 euro. Lo trovate molto spesso in promozione, non lo trovate con i peli di Punky come il mio, però a me piace molto la profumazione. Qui dicono che è unisex e sono assolutamente d'accordo. Mi piace, ottimo. Sex Extreme, cioè vi dico solo questo: Sex Extreme, vabbè, va. Finita acqua micellare AQ10, questa qui comprata da, come si chiama già quel discount? Di più, pagata 3,99 euro, ve l'ho inserita nel video dei preferiti di aprile, se non, marzo e aprile, perché mi sono trovata benissimo. Questa strucca la qualsiasi cosa, non le cose waterproof, ovviamente. Un'altra telefonata. Ciao Mike, ci sentiamo dopo perché sto girando un video. Ciao ciao. E vabbè, tutti oggi. Io ve l'ho detto che tutte le volte che accendo la GoPro ricevo telefonate, voi non ci volevate credere, ma vi giuro che è così. Manca solo più Marcus, ma non mi chiamerà perché mi ha chiamato stamattina. Comunque, mi sono trovata davvero molto molto bene. Questa qui ve la consiglio se avete un di più nei dintorni. A me è piaciuta molto. Tra l'altro, mi sono ricordata proprio adesso, mentre parlavo dell'acqua micellare, che ho dimenticato di portare il sacchetto della plastica. Quindi tutto il lavoro di divisione lo devo fare post video. Che palle. E vabbè, me tocca. Sono scordata. Finiti i dischetti Arcalia PAM Panorama, mi sono piaciuti perché sono orlati, quindi una volta che li andate a utilizzare non si sfaldano. Adesso ne sto usando un pacchetto preso da Acquasapone, 99 centesimi, non mi ricordo neanche la marca, che si sfaldano. Non mi piacciono. Invece questi mi sono piaciuti molto, hanno anche un lato struccante, diciamo, come si dice, non mi viene in mente, un lato. Oh Madonna, non mi ricordo più. Comunque, un lato così e un lato liscio, ok? Perdo le parole, sto invecchiando. Mi sono piaciuti. Poi, finite queste salviette struccanti dei provenzali bio, mi erano state regalate dalla mamma di Simone, idratanti, eccetera, eccetera. Le ho trovate un po' troppo piccole per struccare il viso e neanche particolarmente efficaci. Quindi, che facevo? Me le tenevo nella postazione quando mi truccavo per andare a pulire le mani dal fondotinta, residui di correttore, ombretto, eccetera. Per quella funzionalità lì andavano più che bene. Non le vado a ricomprare proprio come salvietta struccante. Sono cadute. Poi, finita una crema per il corpo, anche questa trovata nel calendario dell'avvento di Bottega Verde, Peperosa. Mi è piaciuta molto, questa l'abbiamo usata, io e Simone, alla sera per mettercela dopo il pediluvio sui piedi. Lo stesso utilizzo che avevamo fatto con la crema Michael Kors, che vi avevo fatto vedere in uno o due video fa dei finiti. Abbiamo appunto utilizzato questa per massaggiarcela nei piedi. È durata un cacchio, devo dirvi. 50 ml, comunque molto molto buona, profuma tantissimo, vi lascia i piedi morbidissimi, quindi suppongo anche il corpo. Buona, che dire. Finiti ben tre burro cacao, perché ne avevo tre aperti, due li ho finiti io e uno Simone. Simone ha finito il Labello Classic Care, che è già quello formulato senza petrolati. Eccolo qua, quindi finito lui. Io invece ne ho finiti due, questo qui delle Petit Marseillais al miele, buonissimo. Questo l'ho trovato molto riparativo, ve lo consiglio se posso, costa più di 3 euro, però magari in qualche volta in promozione vi può, se lo vedete, insomma, vi può tornare utile, ecco. Ho finito anche questo qui di Mediterranea, questo aveva il formato a rossetto, quindi con lo stick fatto così, in diagonale. Proprio finito anche questo. Anche questo non mi è dispiaciuto affatto. Entrambi li ho trovati molto molto buoni. Forse questo qui al miele ha riparato un filo di più, mentre invece questo un pochino meno, un po' meno riparativo. Poi andiamo a vedere. Make up, ho finito solo la cipria di La Vera. Fatemi degli applausi per favore, perché 8000 grammi di cipria, ci ho messo 2 anni, ma l'ho finita tutta. Sono fiera di me, mi basta poco per essere fiera di me. Il pannetto, cioè la spugnetta che c'era dentro, ovviamente me la sono tenuta, l'ho lavata molto bene come faccio sempre, poi me la tengo per piazzarmi la cipria, quella lì di Bottega Verde. Questa qui mi è piaciuta veramente tanto, se pensate che costa 8 euro e vi dura 2 anni, cioè
è il top, molto 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 buona. Non l'ho ricomprata perché su Ecoverde devo spendere 38 euro per avere le spese di spedizione gratuite, ma io devo spenderne solo 8, avrei sprecato quei 30, ecco. Quindi non l'ho ricomprata per questo motivo. Ho usato pochi campioncini, ho usato questo antirughe di Darfen che non mi ha fatto nessun effetto. Ho capito che questa Darfen è una marca che costa un sacco di soldi, ma a me non mi ha comunicato praticamente niente. Un altro campioncino che ho usato è questo balsamo di Alchemilla per il biondo freddo, cosa che su di me non ha nessun senso, però ce l'avevo in casa e ho deciso di finirlo, cioè di usarlo. Buono, buono il profumo, ecco, mettiamola così, niente di trascendentale. Finito trattamento alla cheratina e cashmere, questo qui di Bottega Verde, che si tiene in posa per un minuto, e mi è piaciuto veramente tanto. A parte che vedo in controluce che ce n'è ancora, adesso lo taglio e me lo utilizzo domani quando faccio lo shampoo. Mi è piaciuto veramente tanto. Se in futuro dovessi fare un ordine a Bottega Verde, potrei piazzarci nuovamente nel carrello questa roba qui. È praticamente una maschera che va tenuta in posa un minuto, ma io l'ho tenuta anche 2 minuti, e fa un po' da impacco, maschera, balsamo, idratante, buona. Mi è piaciuta, me la metto da parte che ce n'è ancora un po'. Praticamente ho buttato tutto per terra. Ultime tre cose finite, l'Henné, questo qui della Forsan rosso egiziano, che ne ho finita solo una, mi manca la seconda da finire, ma intanto l'ho messa qui. Sì, mi piace il colore che dà, mi piace la consistenza, però ultimamente ho sentito Beatrice Mautino che ha raccontato delle cose un po' discutibili sull'Henné e mi sta venendo voglia di non farmelo più. Il problema è che il mio colore originale di capelli è un po' opaco, quindi dovrò trovare il modo di far diventare i capelli un po' più lucidi, un po' riflessati, alternativo all'Henné. Se avete dei consigli, mi raccomando, scrivetemi qua sotto. Il mio capello naturale è un castano opaco, quindi fa un po' da castano topo, castano ratto. Bene, non so se mi sono spiegata. Quindi cerco qualcosa che faccia il capello un po' più lucido, che faccia un po' più riflessato. Con l'Henné va benissimo, però se dovessi cercare appunto una cosa alternativa, non so che pesci prendere, quindi attendo ovviamente i vostri consigli. Le ultime due cose finite sono prodotti per la casa e sono queste due candeline qui. Sono questa qui alla vanilla cream, buonissima, e questa qui tropical coconut, stupenda. Entrambe le ho prese da Casanova, quindi quel negozio, quel franchising che c'è praticamente in ogni centro commerciale. Le avevo pagate 1,90 euro l'uno. L'una, scusate, e ne ho prese tre. Mi sembra che l'ultima che ho si chiama Fresh Cotton, molto buona, molto fresca quella lì, mentre invece questa qui caldissima, buonissima. Cioè questa sembra praticamente, quando l'accendo, che ho fatto i muffin alla crema. Mi spiace che però mi è avanzato tutto sto popò di roba e lo stoppino ormai se n'è andato a fare in culo. Quindi un po' mi dispiace, è durata un po' poco, però buonissima. Questa qui stessa identica cosa, quindi ve ne avanza sempre mezzo centimetro, questo è un peccato. Non costano tanto, però fanno un profumo straordinario in casa e mi raccomando, se avete un Casanova, provatene almeno una. Vi lasciano un profumo che è una bomba. Ottime. In futuro potrei assolutamente ricomprarle come alternativa alle candele, che ne so, della Glad, alle Yankee Candle, mi sono piaciute veramente tanto. Ottime. Bene, direi che il video dei finiti è finito. Adesso mi accingo a registrare il video delle porcate alimentari che vi consigliamo io e Simone, perché anche quello sarà lungo. Ho tante cose qui davanti. Quindi ritiro tutto sto popolo di roba e poi giro il video delle porcate. Un abbraccio e un bacio. Mi raccomando, datemi consigli alternativi all'Enne, ma anche consigli, commenti relativi a tutto ciò che vi ho mostrato. Fatemi sapere se sono riuscita a essere un po' più tranquilla. Un abbraccio e un bacio. Ciao!